Assolutamente no, le cosiddette mostre blockbuster sono assolutamente necessarie anche per che il museo possa essere aperto ad una comunità che non necessariamente è quella dell'arte. Sono quelle mostre che più facilmente parlano anche al grande pubblico ed è un'altra delle funzioni ineludibili del museo, quella di raggiungere anche un pubblico di potenziali interessati alla storia dell'arte contemporanea, alla cultura dell'arte contemporanea. Per questo sì, ci saranno anzi anche a tambur battente nella seconda metà del 2014, ma saranno probabilmente progetti non solo espositivi, saranno mostre, saranno produzioni di opere assai specifiche, saranno in qualche modo come dire, la conferma che lo strumento del blockbuster e la collaborazione con grandi nomi del sistema dell'arte è uno strumento che si può suonare in tanti modi.